Ciao amici della Sgomi, sono senza voce, mi perdonerete, è vero, nuovo trucco, cosine finite nel mese, chiudo la finestra perché mi sembra a caso. Ok, allora, questo è il mio bagno perché è la stanza dove uso sempre, ciao, dove uso sempre per registrare c'è un forno a microonde. Mi sono fatto i buchi, dai dai. Cioè, questo orecchino che cos'è? Questo orecchino che cos'è? E niente. Poi mi chiederete del rossetto e questo qua. No. Comunque vi dico meglio, è della Wycon, è una marca che non avevo mai usato e credo proprio che mi ci innamorerò perché ha dei rossetti, ha della roba, ciao proprio. Ora vi faccio vedere anche quello che ho comprato. Insomma, roba finita di giugno-luglio, perché giugno non l'ho fatto. E niente, partirei. Bagno schiuma, a random perché o sonno, voglio andare a letto. Allora, adoro, li ricomprerò. Praticamente sono bio, aloe e mandorla. E bellissimi, stupendi, ciao. Praticamente, poi questo è palmolive, anche questo 100% naturali. Ora poi io, con questo caldo, almeno io minimo sono due docce il giorno. E niente, questo no, mi sa che non lo ricomprerò, non ve lo consiglio. Questo poi, Dio ci dà scampi liberi, è acqua praticamente. E questo qua, infatti lo sto già usando un altro, anche questo è buono, è bello cremoso e niente. Capelli, questo era il corpo, capelli. Allora, bimbe, ve lo straconsiglio da provare. Io beh, ho tre capelli in testa, però sento veramente la differenza e da comprare questo. Ve l'ho detto e ridetto, è la mia maschera per capelli preferita, che vi stupirò con gli effetti speciali. Questo di Bottega Verde è tanta roba, tanta tanta roba, mi piace. Prezzo un po' altino, c'è molto meno prodotto, 150 ml, 300 ml, però diciamo se un mese uno non può prende questo e ciao. E sono tutti molto buoni. Allora, ho finito di nuovo, non sto a tirarle tutte fuori, c'è una valanga veramente, le mie mascherine viso della Geomar. Non vi sto neanche a dire niente per chi mi segue sa già come le adoro e tutto. Crema corpo, crema viso, non mi ha entusiasmato, è oleosa, no, non la ricomprerò. Mi è piaciuta tanto, la ricomprerò. Figlioli, a Firenze un caldo si muore, figlioli. Ciao. E anche questa ve la consiglio, crema corpo, anche questa ci mette qualche secondo in più a asciugare, però ve la consiglio. Questo è ottimo, è della Geomar, tutto scollato qui, è un olio sotto la doccia dopo ti risciacqui, io non lo so come mai, ma mi impuzzolisce tutto, gli asciugamani, l'accappatoio. Non mi garba tanto, sinceramente, però è ottimo quel prodotto, però ha un odore che non mi piace. Allora, le mie salviettine multiuso, oh, queste un tessuto morbido, mi piace l'odore che hanno, ve le consiglio. Allora, denti bianchi, sono andato a fare l'igiene venerdì, sì. E niente, avevo usato questo qui finito e anche no. Ora però sto provando questo e ah già, mi hanno detto di non dirlo, mi hanno detto non posso dirvelo la prossima volta. Allora, siero,
ne ho un altro già avviato, questo Bimbe c'ha Bottega Verde, ve lo straconsiglio, assorbe subito, bellissimo, stupendo, adoro. Vabbè, qui non mi ripeto, il mio deodorante preferito, non ce n'è altri, questo se non c'è un paranoia, infatti ne ho già un altro nuovo, sto già usando. Allora, questa è acqua idratante alla mora, sempre di Bottega Verde, lo sapete, no? Quando mi faccio la doccia io asciugo, e questa a random. Questo l'hanno regalato le Bimbe quando vennero fatte truccare le mie colleghe di lavoro. L'ho già finito, ottimo, e lo ricomprerò perché non unge, latte detergente, pulisce bene il viso, ha un ottimo profumo. Questo mi farò dire dove l'hanno comprato. Vabbè, conto fiocchi, che se ne frega. Questo Gardenia Reale è bagnoschiuma, il campioncino che mi ha regalato Bottega Verde, che l'ho già comprato, lo riuserò, mi piace troppo. Vabbè, un detergente per le mani alla menta, che se ne frega, ottimo, 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 mi piace, sto orecchino, mi viaggia, lo ricomprerò, molto buono, sgrassa parecchio la pelle, mi piace. Questa è questo l'ha regalato un mio amico addirittura, per provarlo, non è finito, ce n'è ancora un po'. Non mi è piaciuto tanto, sinceramente. Lo sento molto siliconico, molto... No, mi piace. Mi brontolerà, pace. Potrebbe essere un'occasione per farmi provare altri prodotti. Che ne pensi? Allora, finito la roba vecchia. Vi fo vedere i nuovi acquistini. Bottega Verde e questa Wycon che spacca da morire. Wycon me lo lascio da ultimo perché c'è la crema. Bottega Verde passo prima. Appunto oggi sono andato a comprarlo, a comprare la robetta. Allora, aloe vera, naturale, natura e bellezza, gel rinfrescante. Questo è un gel per il corpo. Ora ditemi voi, c'è un capezzolo il gel per il corpo, forse è st'altro. Vedi, Bottega Verde ha questi flaconi, ah, mi dici te? Ma mi gaba troppo, però non ci posso fare niente. Ciao. Allora, questo, ok, Bottega Verde. Poi, mi hanno riempito di campioncini. Ora voglio dire, gel fresco, riposa gambe. Io la ringrazio, cioè, Bottega Verde, cioè, tu c'hai un ragazzo davanti, gel per le gambe. Vabbè, questo è un dettaglio. Oh, questo appena l'ho visto. Voglio subito. Praticamente, che cos'è? A parte il packaging, va lasciato stare, vero? Praticamente è una polverina profumata con tutti i brillantini. Ciao, io sì, a Bottega Verde con quella divisa Ikea, che se ne frega un po' questi. No, l'ho voluto, bellino. Infatti ora, casualmente, vero? Si sposa mio nipote l'11 di luglio. C'è tutti i preparativi, ho tutta la settimana programmata, estetista, cerette, parrucchieri, di tutto praticamente. Ha questo vestito nero, io c'ho un nero molto cangiante, e chissà che da qualche parte qualche brillantino vagherà, mi sa. Questo bello, ma da roba, ma da roba, ma che scherzi. Ciao. Bottega Verde sempre, dopo metterò a posto. Poi di nuovo, io come vedete adoro i rossetti opachi, ho preso anche questo colore, ho altri due colori di Bottega Verde, questo non ce l'avevo. E belli da morire, mamma mia, sono piccoli, però vabbè, per le volte che mi trucco io, anche accidenti, orecchino sventoloso, e va bene. Poi balsamo risultante per capelli, anche questo voglio provarlo perché io l'argan così praticamente, e c'ho anche la crema depilatoria, l'argan, cioè io l'olio d'argan mi trovo bene, sì, quindi proverò. Poi c'era l'offerta crema per il viso 24, questa voce tremenda, aloe, anche questa è sempre natura e bellezza, 24 ore crema idratante per il viso, c'era l'offerta di 5,2 euro, e io che ho fatto? L'ho presa. Poi questo qui mi interessava, gel detergente per il viso con estratto di salice, voglio provarlo.
Questo non l'ho, ancora non l'ho provato. Poi, questo era un correttore a offerta, l'ho preso, e quello che si gira e esce fuori il prodotto è campioncino nude. Questa l'ho anche stasera, è la base per le scente, per il trucco. Io è il fard, il fondotinta illuminante, cioè sparano il doppio con questa base qui, cioè primer, base, fondotinta, ciao proprio. Un altro campioncino, latte per il corpo, cioè anche questa è una scella che ci fa praticamente. E poi questo per io ho la pelle bianca, come questa camicia bianca, e 50 più per pelli sensibili la proverò, sempre di Bottega Verde, ma anche lì va bene, ci fa una stagione, però ovviamente, cioè questa l'ha fatto due volte la mischiena in Piazza d'Armi, è finita. Ma questi flaconi un po' piccoli a Bottega Verde, sinceramente. Ma è ombretto oro, rame e verde, l'illuminante, blush, rossetto rosso opaco, ciao. Questo sarebbe della mia nipote, perché lei ha un vestito rosso per il matrimonio. E ne ho tanti rossetti rossi, ma questo è veramente bello, opaco, un bel rosso, un bel finish. Questo non ce l'ho fatta, io regalerò a lei, ma l'ho dovuto provare. E niente, Bottega Verde finita. Wycon, che ciao, spacca. Intanto il kabuki, amore, tutto morbido e peloso. Questa è per la cipria. La cipria, non avevo il pennello, io usavo questo per dire, per la cipria è buono anche lui, c'entra, però questo spacca bello grande così, effetto lavatrice, ciao. Allora, why con tanta roba, già la bustina, vero, troppo bella. Allora, questo è l'astuccino del kabuki, già guarda come si presenta, bellino kabukino, ciao. Allora, vabbè, queste spugnettino io le adoro, sono quelle che uso per la base illuminante. La faccio vedere una aperta, una che ho usato stasera. Vedete, è fatta così, vado perfettamente nei punti dove voglio di più, dove voglio di meno, e mi piace, lo ricomprate. Non sono Wycon, cioè l'ho preso dal negozio a 1 euro, però questo c'è. Allora, io lavavo sempre pennelli con il sapone neutro, mi ha consigliato questo, lo proverò, non lo so ancora, anzi mi sa che dopo questa base li proverò stasera. Poi il blush in crema, ottimo, ma questo va molto saputo lavorare, perché è veramente fluo, molto, spara molto. Questo io la prima volta l'ho provato, ci infilo dito, però una sgommata, a voglia sfumare, mi ho toccato lavarmi. Questo ha proprio dato pochino, è molto sfumato, è un bel colore, però a me non piace, troppo scuro per me, mi piace più i rosati. Questo è troppo da su questo mirtillo potente, insomma. Questo blush lo vedi, ti preoccupare. Questo fondotinta, ho sbagliato colore, è troppo scuro per me. Io ho preso lo 07, anche qui, o sbaglio io, perché come vi dicevo sempre, chi mi segue, io non ho le dosi, cioè io questo lo strizzo, no? Vagone sul palmo e parto. Va dato proprio a piccole dosi, secondo me rende anche meglio, quindi ora lo riproverò. Per dire che è scuro, però per dire che non è scuro, però devo dire la verità che, e poi per me, io mi vedo col mio incarnato, mi vedo con il sottotono rosato, mi vedo questo, gli dà più sul beige, mi ingrigisce troppo, non mi piace molto, devo lavorare più sul fard, mi piace più già il fondotinta rosato. Vabbè, dettaglio, ciglia finte a ciuffi, potevo non comprarle. Allora, stasera ho messo queste, sempre della Wycon, e queste vi sono belle, piene, né troppo né poco, belle lunghe, ciao. E sono queste, oggi mi casca tutto, figlioli, boh. E sono queste qui,
Poi ho preso questi acciuffi, queste le userò per il matrimonio, perché non posso andare al matrimonio di mio nipote, portarla all'altare con le ciglia finte. Però voglio rimpolpare un po' e userò in fondo per allargare per lo sguardo. E i ciuffetti, due o tre che un basta, insomma. Quindi perfetto, direi. L'illuminante, io ce l'ho argento, bronzo e questo qui da più sul rosato, bello da morire. Io ho il 101 ed è tanta roba, guardate quanto è bello, è veramente bello, è in stick, te lo dai, ciao. Poi io uso, ora vi faccio vedere quale uso per sfumare l'illuminante. Io uso sto pennello qui perché vado a fare, non premendo molto, vado a fare proprio gli angoli precisi e così vado a sfumare. Questo è per l'illuminante, almeno per me è perfetto. Quindi questo è l'illuminante, bello da morire, bello, devo dire la verità. Poi mascara, quello che io dicevo praticamente, che è questo praticamente di Bottega Verde, non lo lascerò mai più. Ciao Avellino. Allora, prima di tutto vi fa vedere lo scovolino e porca miseria, te le prende, te le spara, volume, lunghezza, c'è di tutto qui. È lui, adoro. Vabbè, ora non c'è le ciglia finte, ma cioè io l'ho messo le ciglia finte, ma con questo c'è bisogno stasera, cioè sera proprio eccolo qua. Questo è lo l'unico difetto che ha, se si vuole essere precisi, praticamente lascia troppo prodotto e quindi ogni volta devi ripulirlo. Però vabbè, mi piace. Quelle sotto io uso un altro mascara perché con lo scovolino rosso sì, mi ci farei certe sgommate, lasciamo perdere. E poi i rossetti, poi ho finito perché mi è partito un occhio della testa per questi giorni, maremma impestata. Allora, questo che ho stasera, mamma mia, bello, 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 cioè non c'è, che numero è? Numero 15, mamma mia, che bel rosso. Io ce l'ho rossi freddi, ce l'ho col sottotono aranciato, questo è da Dio. E poi ho preso questo, il numero 07, ed è un nude molto bello, molto molto bello, ve lo faccio vedere. Che sulle labbra, almeno per le mie labbra, è lo stesso colore delle mie labbra, cioè io l'ho così, è bello, mi piace. Ecco, l'unica cosa, non ti preoccupare, si sposa, l'ho preso apposta, perché io ho chiesto, vorrei un rossetto che regga i 40 gradi, sudore, mangiare, cioè questi qui mi ha consigliato la ragazza del negozio di Sesto. Questo secca? Ciao, ora ci voglio smontarmi stasera. E niente, vado un po' a rilento perché ho un po' un perioduccio mio, un po' per il lavoro, un po' la mia situazione, c'è un po' di confusione, sono un po' in confusione anche con me stesso, quindi devo cercare di ritrovarmi e però mi prometto che vi rifarò compagnia. Iscrivetevi, non dirò mai, io vi manderò un po' di foto anche su Facebook di questo trucco. E niente, spero che i consigli vi siano utili e al prossimo video. Ciao ragazzi e ragazze, ciao amici della sgomi.